Agi si chiama Mosley Redouane, il marocchino 43-year-old si è fermato dai carabinieri perché è stato accusato aver Francesca Marasco, il proprietario 72 anni, una rivendita tabaccheria uccisa durante una rapina tramite Marchese de Rosa. A Foggia. Sul marocchino un decreto espulsione per alcuni fatti in Italia. Gli investigatori non erano stati in grado di avvisare la misura perché Redouane non era disponibile a causa del suo continuo vagabondo in Italia. Le ultime volte erano state in Lombardia e Sardegna. I militari hanno anche trovato il telefono cellulare rubato dalla e venduto da Redouane a un'altra persona. Il presunto assassino è stato rintracciato e bloccato dai carabinieri a Napoli intorno alle 21.35 di sabato, non lontano dalla stazione. È stato interrogato dal pubblico ministero negli uffici del comando provinciale carabinieri. Il motivo che potrebbe non essere quello del tentativo di rapina potrebbe ancora essere chiaribile. Per trovare il corpo della donna che giaceva in una pozza di sangue lunedì mattina era un passante che poi ha dato l'allarme. Gli investigatori indagano su alcuni elementi in base ai quali il tabacconista per qualche tempo ha subito pressioni in qualche modo relative alla sua attività professionale.